Ciao a tutti, io sono Miglan E io Dario. e eccoci qua finalmente con gli unboxing e ovviamente unboxing di Final Fantasy 16. XVI. Allora, collector appena arrivata oggi. Aprendo la scatola ce la troviamo direttamente così con sopra la steelbook. Vediamo fuori. Questo è retro, bellissimo. Questo invece è l'interno. Con Infinite. Poi ci troviamo direttamente il gioco, che ovviamente non ci hanno mandato la copia in italiano, però. Cioè, specifichiamo, il gioco è in italiano, però l'edizione per i collezionisti più pignoli, diciamo che la cover è in inglese, è l'edizione in inglese purtroppo. Ne abbiamo preso versione. Dallo store diretto della Squaresoft. Esatto. Qui invece attenzione a quello che c'è scritto, perché qua giustamente c'è scritto poster dei regni 6 pezzi. In realtà non sono veri e propri poster, ma bensì rullo di tamburi, delle bandierine Che rappresentano gli stemmi dei vari regni. e delle valli casate. Sono in stoffa, Stoffa, se lo facciamo vedere meglio. Allora, questa è la prima, questa parte bianca, la seconda, questa con la fenice, eccolo qua, questa un po' spiegazzata. È molto bella questa qua, eh? Questa e l'ultima, eccole qui. E adesso bando alle ciance e apriamo la mega scatolona che è tutta bella impacchettata. Eccola qua. Allora, non so chi ha già visto altri unboxing, però giustamente qui dentro troviamo la parte più succosa di tutta la collector. Ovviamente chi ha preordinato la collector, il codice con il mini album, la colonna sonora, vi è già arrivata per email, quindi all'interno non avremo nessun artbook, che è in versione digitale. Allora, la collector si presenta in questa bella scatola così, bellissima, illustrata dalla bravissima Yoshida Kamano. eccola qua. E adesso andiamo a togliere il nostro taglierino e lo scotch. Notare pure qua di lato quanto è figa, Diciamo che la bellissimo. scatola è uno dei valori aggiunti della Collector, distintivo delle ultime edizioni, anche del 15, del Sì. E 14 online. questo è l'altro pezzo, è molto molto bella lei. Allora, so se avete già giocato la demo, comunque presumo di sì. Il gioco, per esempio, a me è piaciuto tantissimo, davvero tanto. Ho delle buone aspettative su questo gioco, anche se molti l'hanno criticato. Allora, si presenta in questa versione qua, gira dall'altro lato. Queste dovrebbero essere in teoria le spille. Esatto, allora questa la mettiamo qui di lato e andiamo a aprire questa. Ecco qua, square. Togliamo altri sigilli. Uno e due, ecco qua, niente, ma sono
Ok, scatola si presenta così, andiamo ad aprirla ed eccole qua. Allora, qui troviamo la mappa in stoffa, adesso andiamo ad aprire le spille che si farò vedere uno a uno, e poi qua sotto un altro steelbook, rollo di tamburi. Un valore aggiunto, esatto, questa cosa seconda steelbook, bellissima, questa più scura e il rilievo, sì, eccolo qua, il rilievo, il classico logo di Final Fantasy, all'interno i due dischi. E qua tutto il foglietto illustrativo del prodotto, è molto molto bella. Eccola. Ok, adesso andiamo a vedere la mappa in stoffa. Qua, vedi quanto è bella, molto particolare, la parte dietro sicuramente è scritto Final Fantasy, ed eccola qua, la nostra mappa del regno, eccola qui, in lingua, sì. Notare il dettaglio della lingua, esatto. Oh. Via. Adesso andiamo a vedere le nostre spille ed eccole qua, vedo un po' la pellicolina, sì, guarda, c'è tanto anche la cosa per metterle in esposizione, da notare che la scatola è giapponese, quindi è stato utilizzato un'unica edizione, diciamo, sia per quelle europee che per quelle giapponesi. Esatto. Qui dietro sulla plastica, se uno vuole, qui si alza, non so se si vede, eccola qua, vede, sì. Rilievo si nota, e la potete mettere in esposizione. Per così in esposizione. Allora, ah, facciamo vedere di lato perché sennò c'è tutto il riflesso. No, no, non c'è. Ed eccoli qui. Bellissimo. Da notare il colore per ogni tipologia Ifrit, c'è il rosso, Shiva al blu del ghiaccio, molto belle, molto belle, titano giallo, sì. Ognuno con il suo colore, vediamo qua, poi si rimette tutto, sì, a il colore dell'elemento a cui appartengono, esattamente. E adesso veniamo al pezzo forte di tutta la collector, ed eccola qua, allora, vuota, questa la giriamo, bellissimo, così, e bellissimo, eccoci qua. Adesso non si vede molto bene, adesso la tiriamo fuori dalla plastica, fuori dalla plastica. Da notare la quantità di plastica che hanno utilizzato per impacchettare per questo che ogni così singolo tanto. Pezzo non si vede molto, non, ma adesso vede. La apriamo, facciamo vedere i dettagli della scatola, eccola qua, qua Premium Statue Phoenix Versus Ifrit, qua. Quindi a sinistra ci sta ok, Phoenix di qua e Ifrit dovrebbe essere a destra, di qua, eccolo qua dall'alto. E adesso andiamo ad aprire togliendo i tre sigilli, uno,
Andiamo a vedere questa bella statua. Allora, la misura della statua è una scala che è 25 centimetri, se non erro. 21 centimetri mi sembra. 21. Adesso andiamo un attimo a vedere, magari c'è qualche dettaglio. Sì, perché c'è chi ha commentato un pochino sulla statua dicendo dell'altezza, la scala un po' particolare. Più che altro obietterei sul costo, anche se il costo ormai è lievitato per tutte le figure, il mercato è cambiato tanto, però bisogna vedere adesso la qualità. Allora, vediamo un po'. Ah, sicuramente altri sigilli. Sicuramente sì, vediamo un po'. Ecco, qui infatti scotch. C'era anche dall'altro lato, mi sembra. E apriamo per così. Allora, vediamo. Adesso capisco cosa c'è, non alto dell'edizione. È per via della plastica. Tanta plastica. Ma la plastica si apprezzò alle stelle. Allora, andiamo a vedere, quello è un altro pezzo di plastica. E voilà. Dio. Molto figa quel braccio, sì, che si muove. Proprio per simulare il volo di Phoenix. Okay. Diciamo che vista dal vivo ha tutto un altro effetto rispetto a vederlo in filmato o in foto. Si notano dei dettagli che nella maggior parte degli unboxing non ho visto dal vivo. Sicuramente ha tutto un altro effetto, soprattutto il materiale in trasparenza. Sì, mo adesso vedrete anche molto più da vicino. Farò un breve video dove vedrete proprio i dettagli di ogni singola parte della statua. È molto molto bella. Quindi, ricapitolando, all'interno della nostra collector abbiamo la statua, eccola qua, che è proprio la parte blu di tutte le collector. Poi abbiamo le nostre stille dei personaggi qua, la steelbook, quella interna, ci siamo, quella vera e propria della collector esclusiva, esatto. La steelbook extra, penso che sia dovuta alla prenotazione. Esatto. Non so se è esclusiva Squaresoft Store, ma penso di no. Ovviamente il gioco. Poi le 6 bandiere. Eccole qua. E alla fine la nostra fantastica mappa in stoffa. E beh, i contenuti digitali. Sì, poi ripeto, per quanto riguarda colonna sonora, mini artbook, e mi sembra che c'era anche una spada, se non erro. Dei contenuti in game, sì, vi arriva per email, vi arriva direttamente per email, con da scaricare il codice direttamente sulla vostra console e avrete quindi tutto in versione digitale. Quindi purtroppo nessun bellissimo artbook da scaricare. Che è l'unico vero appunto, secondo me, del prezzo, secondo me doveva essere presente un artbook. Perché soprattutto i disegni di Yoshitaka Amano sono, secondo me, un marchio di fabbrica della serie Final Fantasy, e secondo me un artbook in questa collector avrebbe fatto bella figura. Quello sì. Ah, comunque prima ho messo la steelbook accanto alla statua, diciamo, dai, non è tanto piccola, quindi saranno circa, sì, forse sono più di, no, sono 25 centimetri, sono 25, perché comunque voltando, calcolando anche l'ala. Ok, detto questo ragazzi, vi lascio alle immagini della statua, delle spille e ovviamente delle steelbook della mappa e anche delle bandierine,
in maniera ravvicinata in modo tale che voi possiate vedere proprio i dettagli. Detto questo, vi salutiamo e vi diamo un prossimo appuntamento qui sempre sul nostro canale e ricominceremo a fare unboxing, quindi siamo ritornati con questa qui. Quindi piano piano riusciranno altri unboxing sia di videogiochi, Android e anche figure. Figure, sì. Sì, ne abbiamo accumulate tantissime, purtroppo stiamo restaurando casa, quindi abbiamo pochissimo tempo materiale. E mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuta, commentate qui sotto che quale versione avete preso, se anche voi avete preso la Collector, la Deluxe o la Standard Edition. E iscrivetevi al nostro canale se non l'avete fatto e attivate la campanellina in modo tale da avere tutte le notifiche su nuovi video, shorts in uscita e saluto dal prossimo video. Ciao! Ciao!